Va bene, allora, siamo online, siamo live. Ok? Allora, buongiorno a tutti. Poi adesso, appena sarà l'orario, si collegherà anche qualcun altro. È stato così anche l'altra volta, perché adesso fra un paio di minuti arriva l'avviso e quindi iniziano ad entrare. Allora, come la volta precedente, io sono sempre Michael, non sono cambiato. E faccio parte dell'Ordine del Guado di Sigerico, che è una compagnia di rievocazione storica e una scuola di scherma storica di Belgioioso in provincia di Pavia. E questa sera abbiamo come ospite il caro Marco Merlo. Ora, Marco è un'autorità per quanto riguarda il Medioevo e più specificatamente per quanto riguarda tutto quello che è dal punto di vista militare. Giusto? Giusto, soprattutto gli armamenti. Soprattutto gli armamenti. E hai fatto vari mestieri, poi vari incarichi nel corso della tua carriera. Attualmente sei il curatore al Museo del Castello di Brescia, il Museo Marzoli. Marzoli, esatto. Poi hai lavorato all'Armeria Reale di Torino. Certo. Al Bargello. Al Bargello a Firenze, va bene. Stibert. Stibert ci ho collaborato tanto, ci sono cresciuto, ci ho collaborato tanto, mi sono formato con loro. Ecco, io sapevo queste cose, poi altre parti dove hai lavorato in Italia? E Così per dire. poi anche all'università, ho lavorato all'Università di Siena, all'Università di Arezzo, all'Università Normale di Pisa, sempre studiando la storia militare medievale, in parte la storia dell'incastellamento e soprattutto gli armamenti. Intanto saluto quelli che ci conoscono e che non ci conoscono, che si stanno collegando. Ciao Giorgio, c'è anche Giorgio. Ehi, ciao! Ok, tu sei collegato tramite Facebook o semplicemente con la piattaforma? Con la piattaforma. Va bene, allora poi i commenti te li leggerò, anche perché la cosa bella di questo incontro è che ci potranno fare delle domande mentre stiamo parlando, quindi è una cosa interattiva. Allora, questa sera si parla sempre di Medioevo. Se la volta precedente abbiamo parlato specificatamente dell'arco lungo, di come si produceva, della sua evoluzione, di dove è nato, eccetera, con Paolo Franchi. Adesso andiamo a parlare del mestiere delle armi, cioè di tutto quello che guardava la vita dei combattenti medievali, che fossero mercenari, che fossero nobili, dei tornei, di come si andava in guerra. Insomma, ci addentriamo in quello che forse caratterizza maggiormente nell'immaginario collettivo il periodo del Medioevo, cioè il cavaliere, il cavallo, la sua armatura e il combattimento, d'accordo? Andiamo però a delimitare quello di cui tratteremo. Michael, ma sei dimagrito? No, sono sempre uguale. Comunque, andremo a parlare della situazione in Italia prevalentemente e nell'Italia del fine 1300, inizio 1400. Questo per due motivi. Uno è il periodo di rievocazione che tratta la mia compagnia di rievocazione, quindi abbiamo un interesse personale in ciò. E due, perché comunque nell'ambito rievocativo attuale è, diciamo, forse il periodo più seguito, oltre a quello più diffuso nei tornei internazionali, come il Battle of the Nation, il circuito HMB e anche lì negli MCF. Naturalmente sappiamo che non tutti i rievocatori fanno questo periodo, ci sono anche altre realtà. Ah, stanno già partendo con le domande a raffica, così va bene, eccetera. Questo non vuol dire che non faremo degli accenni su quello che succedeva anche negli altri paesi o negli altri periodi storici. Faremo degli accenni però per completare gli argomenti che stiamo trattando, d'accordo? Perché altrimenti ci vorrebbe una vita. Ok, allora una domanda: i plebei quando venivano chiamati in guerra cosa usavano come armi? Ecco, questa è una cosa che volevo trattare. Allora, da che cosa possiamo iniziare? Ci avete inviato delle domande, le domande sono molto variegate. E prima di tutto io vorrei fare una chiarezza su dei punti di confusione e di quelle che sono delle curiosità che la gente che fa il rievocatore come me di solito ha e che magari non riescono a trovare risposta, anche perché
come dicevamo pochi minuti fa con Marco, molti argomenti sono molto specifici e spesso vengono trattati da dei manuali che una persona che non ha il background culturale di uno storico magari farebbe fatica a capire, d'accordo? E in questo ci è utile il nostro Marco questa sera, ok? Allora, parto dalle mie curiosità, poi vediamo anche le domande che ci sono state inviate e sicuramente da lì poi il discorso inevitabilmente si ramificherà, d'accordo? Allora, innanzitutto la situazione in Italia. Se andiamo a parlare dell'Italia fine 1300, inizio 1400, quindi delimitiamo in un periodo di una cinquantina d'anni, anche se sappiamo che in 50 anni, adesso come allora, le cose cambiano molto. Io ad esempio so che l'Italia, cioè una cosa che ho imparato recentemente, l'Italia non era come gli altri paesi europei, aveva una situazione un po' particolare, perché da noi c'erano i comuni, ok? Questa organizzazione un po' particolare, mentre ho scoperto che in una zona come esempio la Spagna, la cosa, no, scusa, la Francia, la cosa era molto diversa, cioè c'erano tante campagne, tanti boschi, ma poche grandi città e molti villaggi, quindi non avevano una realtà come quella dei comuni, d'accordo? Allora, la situazione politica italiana, soprattutto quella del centro-settentrione, l'attuale Italia del nord e del centro, ha una caratteristica unica in tutta l'Europa medievale, che è proprio quello dei comuni. In pratica, le nostre città, pressoché tutte le città, per intenderci, che ora sono capoluogo di provincia, grosso modo, nel Medioevo, a partire da grosso modo, diciamo, le prime città che si costituiscono comune sono dell'inizio del XII secolo, appunto le città italiane assumono un'autonomia che non hanno altre città, cioè si autogovernano. E la peculiarità italiana rispetto a quella francese non è che in Francia ci fossero meno città o in Francia non ci fossero comuni. Dei comuni con delle autonomie esistono anche in Germania, esistono anche in qualcosa in Spagna, esistono in Francia. Tuttavia, lì sono inquadrate nel sistema politico del regno, cioè la loro autonomia è concordata con il sovrano e riguarda solo tutti gli edifici e gli abitanti che stanno all'interno delle mura cittadine. In Italia la situazione è diversa perché i comuni italiani applicano non solo nella loro autonomia, non devono rispondere a nessuno, a nessun'altra autorità se non formalmente, quindi assolutamente così all'acqua di rose, diciamo, ma e in questo caso all'imperatore. Ma le città italiane applicano un'espansione al di là delle loro mura, andando a conquistare i territori, quindi tutti i villaggi, le campagne, le valli, le città costiere, le coste, le isole, e inevitabilmente vanno a scontrarsi tra di loro. Una città importante come Milano, nel momento in cui si espande, inizia ad andare a mangiare i confini di Como, inizia ad andare a mangiare i confini di Bergamo, arriva fino a Brescia. Quindi ci sono città che per maggiore forza rispetto a altre iniziano piano piano a fagocitare anche gli altri comuni che entrano nel loro territorio. Tra il 300 e il 400, la situazione che abbiamo in Italia è proprio il passaggio tra il comune, in cui proprio alla metà del 300 ci sono le lotte tra i magnati e i popolani, e la nascita delle signorie, cioè da queste lotte intestine alla città, lotte politiche, nascono e prendono forza le grandi famiglie che poi diventeranno appunto i Medici a Firenze, gli Sforza a Milano, eccetera, eccetera. Le grandi famiglie che creeranno poi nel 400 le signorie nascono proprio in questi anni che interessano a noi. Allora, riusciamo a dire brevemente perché dalle altre parti succede che c'è un regno con un re, i suoi vassalli, eccetera. Invece in Italia, anche se formalmente tutte le città italiane dovrebbero essere sotto l'autorità dell'imperatore, che l'imperatore resta una figura lontana che scende in Italia ogni tanto e che tutti sperano se ne vada via il prima possibile quando arriva. Perché in Italia non c'è un re d'Italia come invece in Francia c'era. Sono arrivati i franchi, c'è cioè il re dei franchi, Carlo Magno, eccetera, eccetera. Riusciamo a dirlo proprio brevemente.
Allora, è molto lunga, la taglio un po' con l'accetta per arrivare poi alla risposta che interessa di più. È come in Francia, arrivano, nascono tutti dalla dissoluzione dall'ordinamento dell'impero carolingio. Il nord Italia è sotto l'impero carolingio nella parte più legata alla Germania, quindi nella sua evoluzione, ora taglio molto con l'accetta per farla breve, nella sua evoluzione l'Italia dal XII secolo in avanti è comunque ufficialmente territorio imperiale. Però l'hai detto tu, l'imperatore viene una volta ogni tanto. L'imperatore non è di nascita, l'imperatore viene eletto a elezione e quindi molti imperatori per tanti secoli vengono scelti perché sono deboli, perché poi gli altri potenti dell'impero, la dico in soldoni, possono poi fare un po' quello che vogliono. Per diventare imperatori bisogna consacrarsi a Roma dalle mani del Papa. Quindi tutti gli imperatori, bene o male, fanno un viaggio in Italia con le loro armate. Fino, per intenderci, ai predecessori di Federico Barbarossa, gli imperatori erano talmente deboli che questo viaggio lo facevano molto velocemente. Si fermavano poco in Italia anche per paura, anche di aggressioni. Quindi, quando arrivavano in Italia, in una città come Pavia, che c'era il Palazzo Imperiale, i pavesi gli chiedevano: possiamo battere moneta? E l'imperatore di tutta fretta gli diceva: sì, prego, battete moneta fino al mio prossimo ritorno. E poi non tornava più. Questa Quando cosa di arrivava. poter battere moneta, magari adesso noi non la capiamo tanto, però era una cosa molto Molto importante. importante perché vuol dire che la città si dota di una sua zecca, cioè Esatto. diventa anche finanziariamente autonoma da tutte le altre realtà. Quindi è un passaggio fondamentale dell'autonomia di uno Stato battere moneta autonomamente. Allora, io ti ho fatto questa domanda riguardo al perché la situazione italiana è diversa dalle altre, anche perché nell'immaginario collettivo, il Medioevo è un periodo in cui ci sono i re, ci sono i conti, i feudatari, e c'è tutto questo stato che fa capo a una figura che è quella o del re o dell'imperatore. Però le cose non stanno proprio così, perché ad esempio sappiamo che il re potente che ha potere totale su tutto il suo regno è una cosa molto successiva. Nelle prime fasi del Medioevo i re erano deboli, tant'è che tante volte quando andavano a fare la chiamata per fare la guerra dovevano pregare i propri vassalli che arrivassero abbastanza uomini, molti tanti Proprio volte. quello, gli imperatori non riescono quando scendono in Italia, la maggior parte degli imperatori per tantissimi, quasi un secolo, non riescono a tirare su un esercito necessario anche solo per venire a farsi incoronare. Quindi passano tutti di corsa, accettano lo stato di fatto che trovano nelle varie città e glielo confermano. Il problema arriva con Federico Barbarossa, che è un imperatore forte. Le città italiane gli chiedono che gli vengano confermate le autonomie dei suoi predecessori e lui gli dice no. Quindi scoppia la guerra. Esatto. E perché ti ho chiesto questa cosa? Sappiamo ad esempio che Barbarossa ha difficoltà a mettere su un esercito per venire a sottomettere i comuni italiani. Invece, quando arriva in Italia, vede che i comuni riescono a mettere in campo delle singole città l'equivalente dell'esercito che lui aveva messo insieme in tutto il suo regno. Quindi, Non è proprio per... così. eh? Non è proprio così. Federico Barbarossa viene più volte in Italia e viene in diversi momenti della sua storia politica. La sua prima discesa in quel momento è potentissimo e infatti inizia a mettere ordine e crea la crisi con i comuni. In un'altra sua discesa distrugge Milano, è potentissimo. C'è il famoso assedio di Crema, dove uno dei rari assedi medievali di tutta la storia medievale europea in cui la città viene completamente circondata e chiusa. Raramente venivano chiuse completamente le città. Quindi in alcune delle sue discese è potentissimo. Il problema è che i comuni non solo sono forti, la caratteristica principale dei comuni italiani sono ricchi, sono Esatto, ricchissimi. è questo che ti volevo chiedere. E Perché i soprattutto comuni sono così ricchi rispetto a degli stati dove c'è la figura di un re forte? Perché i comuni hanno così tanti soldi e quindi poi possono mettere in campo grossi eserciti pagando? sostanzialmente perché i comuni fin dalle loro origini si comportano poi in realtà come un grande feudatario. Con l'espansione che vi dicevo all'inizio nei territori, i
i comuni le amministrano come un feudatario. Però i comuni che si possono, i territori che si possono permettere i comuni sono praticamente la fagocitazione di altri comuni, quindi ricchezza su ricchezza. Con un'amministrazione di tipo feudale, questo già vuol dire che tutte le campagne sono sfruttate economicamente, ma non solo. All'interno delle città non ci sono solo i nobili, che spesso si applicano anche alla mercatura, quindi sono anche dei mercanti, dei banchieri, ma ci sono proprio tutte le famiglie, ricchi ovviamente, magnati, non nobili, che proprio grazie al commercio, alla proprietà terriera non tanto, però allo sfruttamento delle proprietà terriere, magari di altri che hanno in feudo o in affitto, le città riescono a sviluppare un'economia che da altre parti non c'è. Contiamo poi appunto che la presenza straniera in Italia e le vie di comunicazione, non ultimo il fatto di essere una penisola e quindi avere dei porti strepitosi e delle città che vivono dei commerci nei porti come Genova, Venezia, eccetera, le famose repubbliche marinare, ma non solo, riescono ad accumulare ricchezze che gli altri stati non si possono proprio permettere, perché non ne hanno le forze, come dire, le forze sociali proprio per poter intraprendere queste scalate. Le città ce le hanno, ma questo implica un continuo cambio di regimi politici, perché nel momento in cui un ceto emergente diventa ricco, ovviamente scalza quello precedente, quindi dai regimi consolari passiamo ai regimi ibridi, poi podestarili, poi popolani e poi le signorie. Sono okay. Tutti sintomi di ceti che cambiano. Allora, quindi diciamo che facciamo un riassunto. In Italia quindi c'erano le città che si comportavano come dei piccoli stati indipendenti, sottomettevano porzioni di territorio confinante, però non c'erano soltanto i comuni, c'erano anche marchesi, conti, che comunque avevano dei loro possedimenti. Che rapporto avevano? Non possono non avere rapporti con la città. Esatto, ad esempio, nella guerra non esiste un mito storiografico, ad esempio nelle guerre del Barbarossa, ma anche di Federico II, la contrapposizione tra comuni e nobili. No, ci sono dei nobili che fin dall'inizio stanno con i comuni. Perché? Perché sono cittadini dei comuni. Le famiglie che hanno i castelli nel territorio, per diventare ancora più potenti, devono entrare nella vita politica della città, dove si decidono le sorti di intere regioni. Quindi entrare nei consigli comunali vuol dire acquisire potere. Dall'altro lato, per la città, fare cittadino un nobile che ha i castelli e i suoi uomini nel territorio vuol dire avere ulteriore forza armata per controllare quel territorio, ma anche per amministrarlo. Ok, allora, e adesso andiamo dove ti volevo portare, chiedendo tutte queste cose. La guerra. Chi andava in guerra? Perché una domanda che mi sono posto quando facevo il rievocatore era: ma quando c'era una battaglia, combattevano soltanto i nobili che avevano l'armatura o andavano in battaglia anche le persone comuni? E cioè, i nobili si portavano dietro magari i familiari, altre persone che erano state ordinate cavaliere, che quindi avevano i mezzi, o si portavano dietro anche i loro contadini, i loro plebei? E i comuni, allora, facevano la stessa cosa? Nelle città italiane, soprattutto per i comuni, la situazione è un po' come nelle polis greche. Sono tutti, dal nobile al più infimo popolano, purché cittadino, con tutti i diritti civili regolari, quindi che non sia un mendicante, che non sia uno straniero, eccetera, eccetera, a svolgere le sue attività regolari. Quindi la prima preoccupazione dei comuni è che si va in guerra per un periodo limitato di tempo. Ad esempio, per molti... La guerra guasta gli affari, ferma le attività. Anzi, ancora di più, esistono due, però le possiamo dividere in tre tipologie di arruolamento nei comuni italiani. Quella classica è quella che mobilita solo un quartiere della città. Lo mobilita per 15-20 giorni, ogni città ha le sue leggi, quindi cambia il tempo, però diciamo una media tra 15-20 giorni, parte solo un quartiere o un terziere o un sestiere, a seconda di quanti erano i quartieri, che in genere erano comunque 3 o 4, le città erano divise in 3-4 quartieri, parte solo un quartiere e parte per, poniamo, 15 giorni. Finiti quei 15 giorni, se la guerra continua, viene avvicendato da un altro quartiere, quindi c'è una estrazione a sorte, eccetera.
Nei casi più gravi c'è l'esercito generale, dove parte tutta la città, ovviamente mantenendo un presidio in città, e queste però sono le cose più importanti che in genere devono finire in fretta, perché bisogna ritornare in città che è pure senza gente. L'operazione militare però più comune in tutto il Medioevo, non solo italiano, è la cavalcata, cioè un'operazione militare limitata nello spazio e nel tempo, quindi si stabiliscono, intanto si contano i cavalli a disposizione del comune e si nomina chi li deve cavalcare, che non sempre il proprietario, non sempre un cavaliere, spesso un equitatores, cioè uno che va a cavallo, che non è insignito a cavaliere, sa andare a cavallo. Probabilmente le armi, in molti casi sappiamo che il proprietario del cavallo gli presta anche le armi, quindi probabilmente uno che non ha i soldi, ma che il mestiere delle armi lo sa fare, e quindi lo mandano, ne tirano su in genere 25, 50, 100, anche un numero mai però contato di fanti, e li mandano in un luogo non troppo lontano a fare un'operazione di guasto, un raid. In pratica, in cui devono distruggere tutto quello che incontrano nel territorio nemico e tornare però immediatamente indietro. Quindi durano l'arco di un giorno queste operazioni, più o meno. Va bene, e invece nel caso dei nobili che avevano i castelli fuori città e i loro villaggi e i loro possedimenti. Se sono cittadini della città, rispondono alle leggi della città. No, ma nel senso, se, che ne so, i nobili dei marchesi del Monferrato, per dirti, gli veniva voglia di fare guerra ai loro vicini. Tipo il caso in cui un nobile dichiara guerra a una città, ad esempio. Sì. Ecco, questo è molto curioso, perché Sì. sembrano la città che è basata su diritti, il diritto prevalentemente romano, quindi un diritto scritto, codificato, eccetera, molti nobili del contado, delle campagne, hanno ancora i vecchi diritti di banno. Cioè possono richiamare gli uomini a loro piacimento secondo un diritto universalmente riconosciuto che gli spetta addirittura lì per nascita. Sì. In quel caso lì lui ordina i suoi uomini, ma in genere i signori, soprattutto la realtà dei signori più medio-piccoli, è che hanno a loro disposizione dei clienti, cioè delle persone armate al loro servizio, le famose masnade anche, no? Quindi hanno delle persone di fiducia, spesso possono arruolare anche piccole formazioni di mercenari a loro supporto, ma ancora più spesso fanno delle consorterie, cioè si alleano con altre famiglie, anche spesso con politiche matrimoniali, ma anche insediative, cioè comprano una casa tutti insieme, una torre in questo caso, e ci abitano lì, e in questo caso qui quindi uniscono la forza militare di più famiglie. È che il comune, nei casi giuridici che conosciamo, non gli riconosce mai lo stato di guerra. Se cattura degli uomini a cui il signore ha ordinato di fare un guasto perché sono in guerra, il giudice del comune li accusa invece di ruberie per strada. E loro generalmente si difendono: no, noi non siamo ladri, siamo soldati, ce l'ha ordinato il nostro signore. Il comune non glielo riconosce mai. Diciamo che c'era questa contrapposizione fra la città che cercava di avere delle leggi, cioè il precursore del nostro vivere civile, diciamo, e i nobili che avevano ancora delle altre regolamentazioni, venivano visti come dei grossi prepotenti. Per questo magari non li riconoscevano. All'epoca sono proprio leggi. All'epoca sono due tipologie di leggi, legittime tutte e due, quindi siamo all'interno comunque sempre del diritto. È per quello che la città reagisce con violenza, perché vuole far diventare preponderante anche la sua normativa giuridica. Certo. Ok. E allora, quando si andava in guerra, quindi non c'era un esercito regolare come abbiamo noi, dei militari di professione che venivano tenuti a fare il servizio militare per le città? Allora, abbiamo delle testimonianze di tutti coloro che hanno l'obbligo di prestare servizio armato, abbiamo testimonianze già addirittura dalla fine del 1000 a Milano, ad esempio, di maestri di guerra, quindi delle esercitazioni. Come si svolgessero poi nella pratica queste esercitazioni, sinceramente lo immaginiamo, lo ipotizziamo, ma con precisione non lo sappiamo perché non è descritto. Sappiamo però che la formazione, ad esempio, dei fanti, dei pedites,
rispecchia un partito politico della città. Cioè, i Fanti, per il fatto di vivere negli stessi quartieri, di fare probabilmente gli stessi lavori e di servire in guerra insieme, diventano proprio un partito politico contrapposto a quello dei Milites, che sono i cavalieri. E spesso lo vediamo nei giochi di guerra che fanno le città, tipo le Pugne, le Sassaiole. C'è sempre il partito dei Pedites col suo campione, il partito dei Milites col suo campione, e alla fine il gioco finisce con una guerra civile in cui gli spettatori entrano in campo, ognuno difende il suo campione e scoppia una guerra civile che dura in genere 2 o 3 giorni. Va bene. Allora, quindi adesso possiamo inserire la domanda di una delle persone che ci sta seguendo, il nostro NC Power. I plebei, quando venivano chiamati in guerra, cosa usavano come armi? Abbiamo detto prima che delle varie tipi di chiamate alle armi che potevano fare i comuni e anche i loro signori. Allora, i signori avevano, come abbiamo detto, delle masnade, eccetera, li armavano loro? Allora, ecco, l'armamento medievale è a carico dell'individuo. Ok. Teniamo presente che molte tipologie di armi sono per noi armi. Tutto il Medioevo non conosce una netta distinzione tra il civile e il militare. Sono compenetranti sempre ed è la peculiarità del Medioevo rispetto alle altre epoche. Il mondo civile e militare si compenetrano. Quindi anche le armi sono spesso anche oggetto del vestiario. La spada per un nobile è stato un simbolo, come il mantello di vaio, cioè è una cosa che indica il suo lusso. Quindi chiaramente i nobili ce le hanno mascherando anche la loro povertà, ereditando le armi del padre se non del nonno. Quindi in casa i nobili armi adeguate le hanno sempre. Sono i fanti che non ne hanno e infatti i fanti inventano alcune armi in asta mutuate, una volta si diceva evolute, ora l'evoluzione delle armi non ci crediamo più molto, però sono ispirate da oggetti contadini e quindi un oggetto di legno con pochissimo metallo. Per il periodo però che interessa a noi, diciamo che all'inizio del 300 iniziano ad essere introdotti anche nelle città gli obblighi militari, cioè si inizia a omologare gli armamenti dell'esercito in modo tale che anche i fanti possano operare tutti insieme. Cioè, prima c'era chi aveva la lancia di 1 metro, la lancia di 2 metri, la lancia di 3 metri, è chiaro che uno sbarramento contro una cavalleria non lo fanno. Gli statuti dall'inizio del 300 iniziano a obbligare pene multe severe anche i fanti più poveri ad armarsi almeno di una lancia e stabiliscono però la misura. E abbiamo le multe severissime per chi si presentava con una misura diversa. Quindi c'erano le Poi è richiesto. multe, però le armi se le dovevano procurare loro. Esatto, e però l'armamento è consigliato spesso. Si dice che i fanti abbiano sicuramente una lancia lunga e dicono 2 metri, 3 metri, insomma, cambia a seconda dello statuto. E poi ti dicono che abbiano almeno una protezione imbottita per il corpo, quindi quello che chiamiamo generalmente gambeson, e una cervelliera, una protezione o elmetto, eccetera, danno delle alternative, quindi una protezione economica per la testa. Quindi pensano comunque a farli armare con roba molto poco costosa, comunque. Ma sempre a carico loro. Quindi c'erano queste persone Sempre. comuni che avevano in casa la cervelliera, il gambeson e magari Però fai poi. conto che anche le persone comuni ce l'avranno avute quelle del nonno, del papà, dello zio, cioè in casa si tramandò. Se guardiamo gli inventari di famiglia, anche delle famiglie un po' più umili, quando si conservano, armi in casa ce l'avevano tutti. Ecco, allora, in alcune rappresentazioni, anche in film, vediamo nelle città medievali tutte queste persone che tutti quanti girano con la spada al fianco, che le guardie sono sempre, chi ha l'armatura mette sempre l'armatura, però se noi ci trovassimo in una città del 400 in Italia, vedremmo tutte queste persone con la spada a fianco che girano perennemente, con l'arma a disposizione, oppure. Sicuramente ricchi, sì, i ricchi sì. Perché C'è un allora. processo, questo della fine del XII secolo,
francese di una persona non nobile francese che fa i soldi e vuole avere l'atteggiamento di un cavaliere. Quindi si compra spada, armatura, cavallo e va in giro così. Solo che nel suo paese lo conoscono tutti, quindi si trasferisce e là dove non lo conoscono iniziano a chiedersi se questo personaggio è davvero un cavaliere oppure no. L'autorità massima di questo paese, di questa città, è un vescovo. Il vescovo lo chiama e non gli chiede la sua nascita, non gli chiede di dimostrare di essere un cavaliere, gli chiede una cosa sola. Se tu sei un cavaliere, adesso vai a duellare al primo sangue con uno dei miei cavalieri. Questo ovviamente, avendo la spada ma non sapendola usare come un cavaliere vero, prende e ritorna da dove è venuto. Quindi il discorso di status symbol c'è. Se tu la spada, ad esempio, abbiamo dei processi a Torino dove era proibitissimo a Torino nel 300 portare armi, un giudice trova un personaggio ricco di Torino con un'arma proibita e questo gli dice: se sei capace, toglimela di mano tu. E muore lì Quindi la cosa. Quindi, se tu la sai usare, ti è consentito portarla, se non la sai usare. va bene, e questo l'abbiamo chiarito. Allora, ci immaginiamo queste città con le loro fortificazioni, le loro mura e poi i grandi assedi a città e castelli, ma nell'effettivo, tipo, in un castello di medie dimensioni, perché sappiamo che c'erano castelli più grandi, più piccoli, era difeso da quanti uomini? Qualche decina, Ecco, centinaia? questo è il problema. I castelli italiani non sono tanto legati alla guerra, ovviamente hanno avuto guerre, ma Sì. sono legati soprattutto a una storia insediativa, cioè sono residenza appunto delle famiglie che dicevamo prima, quindi ci abitano, no? Oppure sono sedi amministrative, quindi il castello, che ne so, a Susa, dove c'è il vicario del duca di Savoia, del conte all'epoca di Savoia, per cui in genere uno chalan, dove ci vive e quindi sono i suoi uffici. Il mastio visconteo qui a Brescia, sappiamo, nel castello di Brescia, che non era ancora all'epoca dei Visconti un luogo per la guerra, ma era il luogo dove risiedeva il governatore milanese di Brescia e quindi lì teneva i suoi uffici. Più che altro in Italia ci sono guerre alle città, castelli vengono assediati, ma non è il loro scopo affrontare una guerra. Va Perché bene. poi in Italia non abbiamo le guarnigioni, come abbiamo invece in Francia. In Francia, avendo i castelli del re, il re destina delle guarnigioni. In Italia, se è proprio un centro di amministrazione guidato da un nobile, il nobile ha il suo staff di notai, di cavalieri, eccetera, però anche i notai sono cavalieri. Sì. Quindi il notaio che registra gli atti dei processi può essere, nei casi più piccoli, lo stesso notaio che va in guerra e guida tutte le operazioni di logistica. Meraviglioso. Quindi magari una persona che faceva un mestiere di ufficio, ad esempio come te, che spesso devi stare col naso sui libri, fare ricerche, poi doveva anche cambiarsi d'abito, togliere la giacca, metteva l'elmetto e andava in guerra. Che in alcuni casi l'abito è sempre quello, l'armatura. Chi è ricco e la vuole ostentare, mette l'armatura, e sia civile che militare. Sì. Allora, quindi parliamo un po' di come erano queste guerre. Si vedono tante volte le guerre con centinaia di migliaia di cavalieri che cavalcano tutti insieme in grandi cariche di cavalleria. Com'erano le guerre? Cioè, allora, che entità, che proporzione avevano? Non tutte le guerre erano uguali, però quanti uomini riuscivano a mettere in campo le Allora, città, i regni? per il periodo che interessa stasera iniziano a crescere i numeri. Perché? Per diversi motivi. Intanto anche demograficamente la popolazione cresce del 400, quindi ci sono più persone. E parliamo, all'inizio del 400 esistono già alcune signorie che quindi hanno anche una legislazione particolarmente, come dire, già evoluta, che permette anche di arruolare, ad esempio, le compagnie di ventura. Ciao, lo sto annoiando. No, è che Quindi,
Lui deve fare questa scena che è il cane deprivato d'affetto che non viene mai coccolato, no, in realtà tutta la giornata. Ti fermo un attimo. Non sto più vedendo commenti, non so se è un problema della piattaforma e non vengono commenti nuovi. Se qualcuno vuole scrivermi qualcosa, vedo se i commenti funzionano o meno. Se non vedo niente, allora magari provo a ricaricare la pagina e usciamo un attimo, perché non vorrei che poi qualcuno vuole farci delle domande e non riesce. Ok, quindi stavamo parlando di come erano queste, queste guerre e anche gli assedi. Ora, quando si andava in guerra, quali erano le formazioni? Cioè, non penso che una guerra fosse fatta soltanto di gente a cavallo, c'erano anche i fanti, però quanto contavano i fanti, quanto contava la cavalleria, ad esempio? Perché dimmi. Più andiamo indietro nel tempo, quindi XII secolo, eccetera, è più importante la cavalleria per un motivo più che altro qualitativo. I cavalieri, essendo nobili e ricchi, si permettono un armamento migliore, stare a cavallo da un vantaggio, le fanterie non sono ancora organizzatissime, le armi dei fanti sono ancora rudimentali, però già in battaglie come Legnano, per quel poco che sappiamo di Legnano, sappiamo che la battaglia è stata vinta dalla compattezza dei fanti e non dei cavalieri milanesi che erano scappati in una prima fase della battaglia. Quindi sono anche molto efficienti comunque questi fanti quando sono coesi tra di loro. Più andiamo avanti nel periodo in cui parliamo che interessa a noi, e la fanteria si specializza già verso la metà del 200 in Italia. Soprattutto abbiamo i tre corpi principali, che sono i balestrieri, i pavesari e gli specialisti di lance lunghe. I fanti vengono inquadrati a seconda se possiedono una balestra, una lancia o un pavese. E la cosa interessante è che quello che sappiamo ora è che pavesari, balestrieri e soldati con le lance lunghe si muovevano anche autonomamente. Lo schema del pavesiere che difende il balestriere in qualche circostanza c'è, ma non è la norma. Il pavesario può anche andare all'attacco da solo o muoversi da solo. Va bene. Quindi siamo in un'epoca in cui la cavalleria aveva già perso una parte della sua importanza, no? Diciamo, inizia ad avere dei ruoli sempre più specifici, è che prima ne aveva troppa, non è che perde di importanza, sì. Inizia a prendere dei ruoli più specifici. Va bene. E i nobili, ad esempio, c'erano nobili che andavano in guerra non a cavallo, che facevano i fanti pesanti, oppure perché eri nobile e avevi il cavallo e lo potevi almare, no, tu andavi in guerra a cavallo? Allora, intanto la differenza tra fanteria pesante e leggera come tra cavalleria pesante e leggera dipende dall'armamento. Sì. E fino a, diciamo, la fine del 200, l'armamento sia per i fanti che per i cavalieri è più o meno lo stesso, quindi non è che esiste, e tatticamente sono usati tutti allo stesso modo. Soprattutto quello che distingue le truppe leggere dalle pesanti è l'impiego tattico. E fino al, diciamo, fine del 200, l'impiego tattico, taglio un po' con l'accetta, è grosso modo quello, quindi non ha granché senso parlare di leggero e pesante. Inizia ad avere senso proprio verso l'inizio del 400, quando ad esempio venne introdotta l'armatura da uomo d'arme. L'armatura, quella lombarda che vedete a Santa Maria delle Grazie, eccetera. Quella completamente di ferro, la prima, la più famosa, d'acciaio. L'armatura da uomo d'arme è l'armatura più versatile della storia, perché la puoi usare sia a piedi sia a cavallo. Ora, molti cavalieri combattevano a piedi, anche per motivi diversi. Ad esempio, uno dei motivi principali per cui i cavalieri combattevano a piedi è perché i fanti li obbligavano. Cioè, i cavalieri, avendo il cavallo, come è successo a Legnano, ma in tante battaglie, se prevedevano una sconfitta, prendevano il loro cavallo e se tornavano a casa, lasciando i fanti essere massacrati. A volte sospettiamo che era anche una strategia politica per uccidere un po' di membri del partito dei fanti. Esatto. E quindi i fanti, come in una sorta di sindacato attuale, prima della battaglia dicevano: sì, noi combattiamo a piedi, ma 50 di voi stanno a terra con noi, così non li lasciate, cioè, se scappate li lasciate con noi, no? Questo è uno degli ostaggi, diciamo.
Esattamente, esattamente. Mentre verso il 400 comunque iniziano a nascere anche dei ruoli operativi come il sovrintendente all'artiglieria, perché nel 300, nel 400 iniziamo ad avere delle artiglierie anche importanti, oppure il nobile insignito magari dal signore di guidare l'assalto alle scale, alle mura, è chiaro che quello combatte a piedi, no? E comanda gli uomini a piedi. Poi si sposta ovviamente sempre a cavallo, ma questo lo facevano anche tutti quelli che avevano, anche tra i fanti che avevano due soldi in più, i famosi arcieri inglesi a cavallo, molti dei balestrieri a cavallo che leggiamo delle fonti, in realtà poi operavano a terra, ma essendo un po' più ricchi degli altri, si spostavano in marcia a cavallo. Allora, mi scrivono che se non ci sono tanti commenti perché sono tutti presi a prendere appunti e, da quello che dici. Quindi possiamo stare tranquilli, non stiamo annoiando la nostra audience, ci arrivano anche Se dei annoio, complimenti. ditelo, se volete qualcosa di più vivace, avanti. Eh sì, a richiesta Marco fa anche spogliarelli in armatura, ci In toglie un pezzo armatura. dopo l'altro, uno spogliarello molto lento. Intimo. Comunque, quindi la cavalleria che diciamo perde la sua importanza, però che distinzione possiamo fare fra una persona Non pura e perde la sua importanza. Si ridimensiona nei suoi ruoli. ridimensiona? Va bene. Fra i revocatori si dice che il nobile che aveva si poteva permettere l'armatura pesante, quindi molto difensiva e performante, fatta su misura per lui. Poteva tranquillamente massacrare anche 10 persone comuni senza che riuscissero a ferirlo. Quanto è vera questa cosa? Che differenza c'era in termini di performance fra un professionista della guerra con un armamento specifico e della gente comune? Era vero che i popolani non avevano nessuna speranza quando gli si presentava davanti questo uomo con tutta l'armatura di ferro? Allora, quando parliamo di professionista della guerra, fino diciamo al 300 o anche inoltrato, tutti i nobili sono professionisti della guerra perché per nascita fanno quello, no? Però vanno anche a caccia, quindi non è che possiamo dire sono cacciatori professionisti, vanno in guerra e vanno a caccia. Quindi è proprio la loro attività. Poi se fanno altri mestieri, come appunto dicevo all'inizio, molti sono anche banchieri. Quello è il loro mestiere, non è tanto la guerra. La guerra è proprio una cosa che si dà per scontato che loro la sappiano fare e la facciano. Quando arriviamo però nel 300, soprattutto inoltrato, eccetera, con le grandi compagnie di ventura, le compagnie mercenarie che conosciamo tutti, lì il grosso sono di fanti. Quindi ci sono una marea, una popolazione di fanti che sono dei veri professionisti della guerra. E questi iniziano ad avere anche delle armi che fanno male anche ai cavalieri. Quindi sono soprattutto attrezzati per uccidere i cavalieri, questi fanti qua. Prima di quel momento lì l'affermazione è abbastanza vera, cioè un armamento comunque ancora nei periodi in cui è lasciato alla libertà del fante e il fante ha quello che ha, guardate la Bibbia Maciakovsky, eccetera, è chiaro che chi ha un armamento che lo ricopre anche solo di ferro, non dico d'acciaio, è abbastanza invulnerabile dalla maggior parte dei colpi che può ricevere. Poi un colpo diretto di una balestra, di un arco, soprattutto un arco da guerra, eccetera, ma anche di una fionda, immaniabili, non lasciava scampo a nessuno. Parliamoci chiaro. Va Le bene. balestre E qui, sfondano le armature. allora, diamo un attimo una piccola precisazione. Anzitutto, do per scontato che siccome questo nostro appuntamento era rivolto prevalentemente a revocatori, ma non solo, naturalmente, sia chiara una cosa. Noi parliamo di Medioevo, però Medioevo è una parola brutta che è stata inventata per definire 1.000 anni di storia che però sono diversissimi. Cioè, fra il 1000 e il 1100 c'è un abisso, ancora di più se parliamo fra il 1000 e il 1300-1400. Quindi lo stiamo vedendo adesso mentre parli tu dell'evoluzione di queste condizioni, però dobbiamo avere molto chiara questa cosa. Non si può fare un discorso generalista su più secoli uno in fila all'altro, d'accordo? Ma è molto Abbiamo difficile anche fare geografica. Abbiamo parlato adesso di balestre e archi, eccetera. Ci sono le infinite questioni fra i revocatori.
il cavaliere in armatura gli potevi tirare contro qualsiasi freccia e non passava nell'armatura, mentre le balestre foravano l'armatura. Poi ci sono quelli che fanno gli arcieri che dicono, eh no, le nostre frecce, le armature le passavano. Cosa è vero, cosa non è vero? Il discorso non è tanto se la balestra o l'arco sfondasse l'armatura o meno. E alle prove vi garantisco che alle prove che facciamo in laboratorio di microdurezza, nei laboratori di ingegneria, eccetera, sulle armi originali, ci stiamo rendendo conto che anche la tecnica di forgiatura non le rendeva proprio uguali dappertutto, tutti i pezzi uguali. Ci sono dei pezzi che sono visibilmente più leggeri, ma il problema non è tanto quello. Cioè, in teoria una freccia e un berrettone possono sfondare un'armatura. Cos'era un berrettone, scusa? Il berrettone è il proiettile della balestra. Va bene. Bolzone o berrettone. La domanda vera è, pensate alla battaglia di Agincourt, diverse centinaia di arcieri. Ora non importa nemmeno in questo momento pensare se sia il lombò o un arco più piccolo, meno potente. Sono centinaia di arcieri che vi lanciano nuvole di frecce addosso che potrebbero essere, ora dico una battuta, potrebbero essere anche stuzzicadenti, ma vi piovono addosso in continuazione. Quindi da qualche parte poi entrano. Da qualche parte entra. Quindi non è la domanda, non è tanto quella, che è una domanda interessante. Però se noi la buttiamo nella realtà della guerra, è il fuoco di sbarramento, quello che ora noi chiamiamo il fuoco di sbarramento, che è il problema. Possono essere anche pietre. E peraltro nella realtà medievale i frombolieri sono tra i tiratori più temuti, perché non solo sono precisissimi, non solo le pietre, racconta Jean Froissart, alla fine del 300 in Francia un fromboliere è in grado di spaccare in due un elmo di un cavaliere, ma usano pietre quando hanno finito i loro proiettili di piombo, e quindi potenzialmente loro tirano pietre in modo infinito, no? E quindi li rende pericolosi queste nuvole di pietre. È interessante questa cosa delle frombole, perché alcuni non ci pensano che magari i frombolieri erano una cosa antica degli egiziani, che in questo periodo non c'erano più, ma non è così. Io ho letto una testimonianza, ad esempio, dei frombolieri che usavano dei prigionieri per allenarsi al tiro, e di questa frombola usata con dei pallini di piombo che gliela tirano sul ginocchio a uno di questi prigionieri legato, e la gamba si spappola completamente. Quindi per far capire a chi si segue che, insomma, erano armi temibili, scortecciano gli alberi, spaccano in due pezzi di metallo queste pietre qui, ma ancora di più è un'arma economica, ma soprattutto poi esistevano balestre chiamate nelle fonti cazzafrusti, che lanciavano anche massi, un uomo solo era in grado di lanciare anche un masso di 5-6 kg, e li lanciavano anche dentro le mura delle città, quindi erano delle catapulte a mano poi in pratica. Ecco, ci hanno fatto una domanda sulle armi d'assedio. Adesso, nel periodo in cui stiamo parlando, 1400, c'è ancora la diffusione di catapulte, arieti, baliste e trabucchi, oppure siccome ci sono le armi da fuoco ormai si usano solo cannoni e via dicendo? No. Allora, il primo documento certo sui cannoni, dove si parla esplicitamente di cannoni, è del 1326. Dal 1328 le artiglierie le troviamo in tutta Europa a quantità esagerate. Quindi all'inizio del 400 l'artiglieria, tra il 300 e il 400, l'artiglieria è una realtà ben nota. Esistono già trattati, esistono professionisti, sia per fonderle, sia per la polvere, sia per manovrarle sul campo. Quindi ci sono anche già diverse professionalità. Il punto è che continuano, e lo vediamo anche nell'iconografia, non so, anche nelle fonti scritte, ad andare ad affiancare il parco macchine precedente. Perché il parco macchine precedente non ci sono più i mangani, ma ci abbiamo i trabucchi e tutti i derivati dei trabucchi, quindi le macchine a contrappeso, no? Le macchine a contrappeso hanno probabilmente ancora in quegli anni lì una cadenza di tiro maggiore rispetto alle artiglierie, e tutto sommato lanciano proiettili a volte anche più grossi, però appunto
non riscaldandosi con cadenze di tiro più rapide. Quindi le artiglierie in questo momento qui vanno a incrementare soprattutto tra 300 e 400 il parco macchine d'assedio precedente. Poi però Guardi. ci sono però tutte le macchine d'assedio che servono ad avvicinarsi alle mura, quelle che non lanciano niente, ma che servono per proteggere gli uomini. E quelle chiaramente vengono usate ancora per lunghissimi anni, anche oltre il 400, perché sono le uniche, fino all'invenzione delle gallerie di mina, che peraltro esistono già nel XII secolo, gallerie però finalizzate a far Ecco, crollare dice fortini. ovviamente. Ecco, allora parliamo un attimo di questa cosa. Ci hanno chiesto, oh, ti vedo, okay, non ti vedevo più. Ci hanno chiesto che armi d'assedio si mettevano in campo le città e il loro utilizzo. Ora, le armi d'assedio c'erano quelle difensive per le mura, c'erano quelle da attacco da verso la città. Ci hanno chiesto anche. Che tipo di Scusa potevano Michael, mi lanciare senti? delle catapulte o dei trabucchi? Ti Mi sei andato sento, via un attimo. Mi sei andato via un attimo. ok. Non mi senti? Sì, io ti sento, Mi mi hai sento, chiesto quali io ti proiettili. sento benissimo. Ora ti sento anch'io. Mi hai chiesto quali proiettili lanciavano le catapulte? Cioè, che grandezza, perché alcune volte ci sono quelli che dicono che lanciassero questi massi di dimensione più contenuta, però bastava anche solo la Sì, proiezione per fare dei danni devastanti. chiaramente dipende sempre dalla grandezza del trabucco in questo caso e della fionda che lo ospita. Quindi è sempre in proporzione. Quello che vengono trovate sono Certo. anche massi ragguardevoli che sono pezzi di conci magari delle mura. Quindi parliamo di roba anche intorno ai 10 kg, a volte anche lunga quasi grossa quasi 1 metro, insomma. Poi anche più piccole. È chiaro che le artiglierie però hanno un altro vantaggio. Il primo documento del 1326 è il comune di Firenze che cerca dei mastri di bombarde per le artiglierie che hanno già, quindi il comune di Firenze nel 1326 ha già delle artiglierie, ma cercano un maestro di bombarde per fare le palle di ferro. Le Sì. artiglierie per un periodo non sapevano con cosa caricarle, addirittura le prime le caricavano con berrettoni da balestra però grossi, iniziano poi a essere caricate ancora per tutto il 400 prevalentemente con palle di ferro. Le palle di ferro chiaramente rispetto alle palle di pietra spaccano tutto e quindi è particolarmente terribile quello sparo lì. Senza contare poi l'aspetto psicologico dell'esplosione e all'epoca del forte rumore, odore di zolfo. Sì, ma allora le artiglierie non venivano usate venivano usate contro le truppe, contro le persone, oppure c'erano delle catapulte, non parlo di arieti, parlo di catapulte e trabucchi in grado di abbattere le mura, perché andando a vedere le città si vedono delle mura di 1 metro, 2 metri di spessore, magari si ha un po' di difficoltà a pensare che anche più colpi però di palle da 10 kg riescono ad abbattere delle mura. In realtà lo sappiamo anche per i trattati quattrocenteschi, eccetera, c'è tutta la scienza della poliorcetica che studiava proprio come abbattere le mura, cioè sono architetti che no, le costruì. Cioè Francesco Di Giorgio Martini lo scrive esplicitamente. Francesco Di Giorgio Martini è un grandissimo architetto senese del 400, è l'architetto di fiducia di Federico da Montefeltro, che fa il mercenario di lavoro, che si circonda di una serie di architetti militari. Francesco Di Giorgio, in uno dei suoi trattati, fa una piccola memoria personale e dice che lui ha imparato a distruggere le città e le fortificazioni assieme ad altri architetti perché gliel'ha insegnato Federico da Montefeltro. E Sì. Federico da Montefeltro racconta che gli diceva: voi che le sapete costruire, siete più bravi di tutti a distruggerle. Quindi ci sono proprio dei sistemi architettonici, ovviamente basati sulla staticità delle torri, delle mura,
eccetera. Nel 500 addirittura il matematico Tartaglia, qui bresciano, dimostra tutta una serie di teorie matematiche usando come esempio i cannoni e le torri, e fa proprio gli esempi di, nel 500, di come si abbatte con i cannonate una torre quadrata, di come si abbatte una tonda. Sono appuntamenti diversi, quindi vai proprio a intervenire sulla struttura architettonica della fortificazione. Questo nasce già alla fine del 300. Allora, ok, i cannoni, però le catapulte, i trabucchi, potevano abbattere delle mura oppure venivano principalmente usati contro le persone? E no, abbattevano le mura, soprattutto poi, come vi accennavo prima, è raro che un assedio circondi totalmente il luogo che sta assediando, no? Quindi qual era l'obiettivo? Era creare una breccia, un passaggio, o nella maggior parte dei casi portarli comunque alla resa. Sappiamo la letteratura, e questo non è un mito storiografico, ma ancora adesso la storia accademica continua a dimostrarlo, alla fine poi cedevano soprattutto per fame o per altri motivi, tradimento, eccetera, più che per mano militare. I mezzi d'attacco e di difesa erano tutti un po' deboli, quindi non è che si risolveva tantissimo solo con la forza militare. Certo, ci chiedono se si è riusciti dai ritrovamenti più o meno a capire quale fosse la qualità media dell'acciaio di armi e armature rispetto a invece le riproduzioni moderne che usiamo noi rievocatori. Cioè, sì, voi che adesso... Dimmi. No, è proprio un tema che, peraltro anche con amici in comune, stiamo sviluppando tantissimo, con gli ingegneri e alcune università di ingegneria, tra cui il Politecnico di Torino, no? Il Politecnico di Milano, eccetera. E quello che emerge sostanziale, la differenza più grossa, le differenze sono enormi, la differenza più grossa e sostanziale è che il metallo dell'epoca, anche l'acciaio, non è puro, è pieno di inclusi, di minerali che già nell'Ottocento venivano scartati. Tu che sei del mestiere sai benissimo di cosa sto parlando. Quindi di acciai talmente puri che poi nasce l'inox addirittura, quegli acciai che abbiamo noi sono, definisce un nostro amico in comune, Nardo, Roberto Pallaro, altro rievocatore e ingegnere che ha collaborato e lavora ancora ogni tanto con me, lui li definisce, vedendo una scherzando, dice è pietra tritata. Quindi lì in mezzo trovi all'analisi tanti di quei materiali che peraltro le preservano anche, quindi le preservano dalla ruggine, le rendono più spesse, resistenti, eccetera, più pesanti ovviamente, però la differenza grossa sta negli inclusi di materiali che in epoche successive negli acciai non trovi. Certo. Poi ovviamente tecniche di forgiatura e tutte altre differenze via via anche minori, però la differenza grossa, grossa, grossa è quella nella materia prima. E quindi, parlando di questa differenza nella materia prima, diciamo, è più resistente un'armatura dei rievocatori moderni perché possiamo scegliere che tipo di acciaio avere e siccome c'è la tecnica siderurgica giusta, alla fine avremo quello, oppure loro avevano delle tecniche anche di forgiatura, di piegatura del metallo, che facevano sì che fossero resistenti come le nostre, per dirti. Allora, cioè, se ad esempio un uomo del 400 lo potessimo vestire con le armature nostre, lui direbbe, mamma mia che bell'acciaio, oppure... Allora, sicuramente anche un imperatore, ma anche del 500, non solo del 400, gli fai vedere una delle armature dell'HMB o degli MCF in titanio, te le compra tutte ovviamente, no? Sai come la penso su queste cose, sì, per piacere. Però capisci che l'ho detto con una battuta, in realtà quando noi guardiamo queste armature, le armi di quel periodo in generale, parliamo del prodotto tecnologico più sviluppato per quella società lì, era proprio un discorso di tecnologia, quindi chiaramente la tecnologia sui manufatti passa prima di tutto dall'aspetto materico, cioè lo vedete oggi, le pistole, la ricerca di tutte le aziende armiere è nella ricerca di un polimero, non in un calibro,
o in un proiettile, ma costruirle con una plastica leggera ma resistente. Sì. Quindi la ricerca era anche quella lì. Per venire alla tua domanda, in realtà loro, poi in realtà del 400 le scuole d'armatura sono fondamentalmente due, che sono quella lombarda e quella del sud della Germania, Tirolo. Se le vedi, hanno due differenze proprio molto evidenti. Quella italiana è tondeggiante, molto con le linee morbide, molto panciute, eccetera, liscia, completamente liscia. Quella tedesca è spigolosa con tutte quelle coste increspate e tante cordonature. Questi due effetti stilistici che donano questo stile peculiare non sono in realtà finalizzati all'estetica, ma è Certo. proprio le due diverse soluzioni tecniche per dare due resistenze diverse a un'armatura. Quindi quello che tu mi dici, loro l'avevano già risolto in quel modo lì. Gli italiani, i lombardi che fanno? Fanno delle piastre più spesse, però più tondeggianti, ok? In modo tale che il colpo scivoli e sotto il corpo non lo senta tantissimo. I tedeschi invece le fanno più sottili, però quelle increspature non sono ribattute, sono proprio il metallo piegato a fisarmonica, scaldato e piegato a fisarmonica. Questo cosa vuol dire? Che se colpisci lì sopra, quelle piegature fanno disperdere il colpo con la vibrazione e quindi ottieni lo stesso risultato di non sentire il colpo sotto. In realtà a quel punto lì usavano tutti la stessa quantità di metallo perché gli italiani le fanno più piccole, più strette, però con il metallo più spesso. Gli altri le fanno più lunghe, le increspano, ma con il metallo più sottile. Quindi capisci che poi alla fine impiegavano lo stesso metallo. Però quella era la loro soluzione a creare armature resistenti. Quello che noi facciamo oggi, ci fosse Guglielmo di Montmirail, il protagonista dei visitatori, e tornasse qui nei giorni nostri, rimarrebbe affascinato e avrebbe un grandissimo interesse per i nuovi materiali che noi abbiamo e loro non avevano. Perché? Perché la loro ricerca era su materiali via via sempre perfetti, no? Quindi in Certo. questo senso è una, diciamo, continuità storica lavorare su armature riprodotte, ma con materiali diversi contemporanei. Non è proprio una bestemmia storica, ecco. Sì. Allora, ci chiedono per quanto riguarda le strategie per gli schieramenti. Erano discendenti dagli schemi romani oppure sempre tenendo conto dell'evoluzione anche avuta con l'ingresso delle popolazioni barbare, cioè le strategie militari su come muovere e disporre le truppe, è una discendenza di quello che facevano i romani oppure se i popoli barbari Allora, avevano più di se noi leggiamo quello che scrivono loro, soprattutto dopo il XIII secolo, avviene tutto dai romani. L'hanno letto in un trattato romano, lo facevano i romani, eccetera, eccetera. In realtà quello che leggevano loro erano testi o tardoantichi o comunque di V, VI secolo che gli scambiavano per romani. Altre Sì. volte invece molti testi romani erano conosciuti, però c'era la mediazione dei copisti medievali che spesso aggiungevano, cioè non ci, a volte sui trattati militari abbiamo più reinterpretazioni che vere e proprie copie di trattati romani. Quindi loro pensavano di leggere roba romana, invece era un po' più recente. Di fatto, anche nella trattatistica, queste rivisitazioni erano ovviamente dovute, l'abbiamo detto prima, soprattutto nel basso medioevo, dopo la dissoluzione dell'impero romano, eccetera, c'è un problema soprattutto demografico, istituzionale, e quindi c'è difficoltà a inquadrare proprio gli uomini, proprio a richiamarli per un esercito. C'è il luogo comune storiografico che i germani fossero più combattivi dei romani. Perché erano effettivamente popoli in armi, dove anche le donne lì sono guerrieri, lì abbiamo tracce di battaglie combattute anche dalle donne a fianco dei loro uomini, ma sono proprio tribù di guerrieri, quindi fanno quello. In realtà in quel periodo lì la società romana è anche fortemente militarizzata, sono quasi tutti armati, però il problema è che non hanno più gli ordini.
diciamo per il mondo romano, ora dico una battuta, l'alto medioevo e il tardo antico è un po' un grande 8 settembre, dove l'esercito c'è, però non riceve più ordini. E quindi Ho non posso, capito. nel Medioevo, più applicare le strategie romane, perché ora noi sappiamo che per addestrare un legionario romano, prima di mandarlo in guerra, passavano 10 anni. Questi qui era gente che lavorava, che si esercitava alla bene e meglio, non sappiamo come, con una parte della popolazione i nobili, che comunque sono addestrati fin da bambino, come dicevano loro, alle fatiche della guerra, quindi non potevano. Di fatto succede quell'evoluzione che vi dicevo prima, per cui i fanti iniziano a specializzarsi in particolari armi. Questa evoluzione arriverà poi nel Cinquecento con le divisioni di picchieri, alabardieri, archibugieri. Nasce però lì questa specializzazione, iniziano a specializzarsi intanto con queste prime armi e poi appunto anche la cavalleria non è che va in declino, ma si ridimensiona e appunto con l'armamento da uomo d'arme e le guerre d'Italia nasce anche la differenza tra cavalleria pesante e cavalleria leggera. Va bene, allora una domanda mia personale, una curiosità per quanto riguarda i militari, cioè c'erano delle persone che facevano il combattente di professione e vendevano i loro servizi per la guerra ai vari signori o anche alle città. Giusto? Ora, no, ho detto una castroneria. No, non è proprio la castroneria, nel senso che fino a una certa epoca qualunque cavaliere poteva dare la sua prestazione stipendiaria, cioè si dice attraverso uno stipendio, ma non è sempre un mercenariato come lo intendiamo noi. Spesso è un aiuto politico per un'operazione militare che aiuta di più di un tuo alleato, magari anche molto lontano, e ad esempio a Firenze da Siena. Periodicamente, già nel 200, cittadini senesi o fiorentini venivano in Lombardia ad arruolare berrovieri, mercenari, eccetera, che in realtà molti andavano lì anche per vicinanza politica, solo che ovviamente avevano un prezzo. Altre invece sono società di cavalieri, tipo a Pisa c'è la famosissima società dei cavalieri della Tavola Rotonda, che sono cavalieri, cittadini pisani, che fanno parte del partito dei cavalieri in contrapposizione al partito dei fanti e per aumentare le loro entrate offrono anche le loro prestazioni armate ad altre città, in questo caso purché politicamente allineati con loro. Ok, io allora pensavo che ci fossero delle persone che facevano i mercenari di professione e la domanda che ti volevo fare era se per produrre un'armatura ci voleva le entrate di un anno di un villaggio, si dice perché erano come facevano delle persone comuni che però volevano fare il combattente di professione a permettersi tutto questo armamentario. Un po' mi hai risposto perché mi hai fatto capire che Sì. spesso i comunari non erano persone comuni, ma erano comunque anche nobili e quindi avevano delle entrate. Però Ma c'erano dei casi in cui anche lì è sempre la periodizzazione. Poi arriviamo alla seconda metà del 300 con la compagnia di Ventura, così come la conosciamo, e dal 400 abbiamo anche tanti fanti che fanno di mestiere questo. È stato trovato qualche anno fa uno zibaldone di pensieri scritto proprio da uno di questi fanti, probabilmente un piccolo capitano di fanteria mercenario, proprio dell'inizio del 400, che probabilmente ha combattuto la famosa battaglia dell'Aquila. E al momento in cui lascia questo zibaldone si trova a Pisa, probabilmente Pisa Lucca, perché scrive alcuni modelli di lettera intestate al signore di Lucca. Ora, in questo Sì. Zibaldone, che è un libro, è praticamente un diario di questo soldato, sono appuntate tante cose, prevalentemente poesie e preghiere. Preghiere si capisce, poesie perché probabilmente le cantavano ed erano nazionalpopolari, un po' come le canzoni di oggi. E troviamo poesie di Petrarca, Virgilio, anche molto Conte, soprattutto a tema di pericolo di morte, eccetera, un bel morire tutta la vita un'ora, queste cose qui, no? Poi troviamo un sacco di rimedi medici per guarire la febbre, eccetera. Troviamo alcuni giochi, un gioco in particolare, un gioco matematico che per capire chi morirà domani, quindi prima di una battaglia, no? E poi alla fine lui ha un elenco di armi, si capisce che in quel momento, ma non spiega perché,
sta scappando, lui ha un po' di armi con sé, tante a dire il vero, e le sta dando impegno per avere dei soldi. E lì si vede che lui ha tre elmi, due petti, però non ha le schiene, ad esempio. Quindi lo vediamo anche dall'iconografia. L'armamento del Fante non è mai completo, ma non è, soprattutto non è completo non tanto per i soldi, perché come bottino di guerra alla fine di una battaglia il Fante si prende quello che trova dai caduti, eccetera, ed è roba sua. Quindi quello è un modo anche di approvvigionamento di armi per i più poveri, prendere quelli sul campo. Ma se vedete anche l'iconografia e le fonti scritte, non sono armati sempre. Ad esempio la schiena non la usano quasi mai, le spalle non le mettono quasi mai, mettono l'elmo, il petto e le ginocchia generalmente, e le manopole. Quindi risparmiano. L'essenziale. Sì. Certo, certo. E per, allora, abbiamo parlato delle armature, dei materiali di cui erano composte, e sappiamo che ci sono dei trattati di scherma, però se è mai stato trovato trattato di maestri armalioli, di fabbri che spiegavano come facevano il loro mestiere oppure no? Allora, abbiamo altri tipi di fonti che raccontano questo, anche perché l'armaiolo tende un po' a tenere il segreto, no, di bottega, poi più di tanto, perché ad esempio abbiamo anche un po' di armaioli, no? In realtà poi è un mestiere, diciamo, molto controllato, come oggi producevano armi, quindi lo Stato sta anche molto attento a chi le vendono, quante ne producono, quindi sono anche molto controllati ovviamente nei luoghi in cui le producono. E poi tendono a mantenere un certo segreto. In realtà abbiamo altri documenti che ti spiegano come le facevano. Oggi noi abbiamo anche il recupero di alcuni siti dove facevano di emagli, di miniere, dove si estraeva e si lavoravano queste cose che ci aiutano a capirlo, ma soprattutto abbiamo alcune fonti, come possono essere i controlli che le autorità facevano su dove era il maglio, come era fatto il maglio, quanti attrezzi avevano nella bottega. Ad esempio c'è un mercante di Firenze che le vende, c'ha l'armaiolo presso che gliele fa, che è a Milano, lui gli tiene anche il registro di bottega e descrive utensile per utensile cosa c'ha questo in bottega, no? Alla fine del 300. Quindi abbiamo altre fonti che ce lo spiegano. Noi la cartina di tornasole siamo fortunati perché tutto quello che le fonti né iconografiche né archeologiche né scritte ci dicono, proviamo a capirlo con analisi ingegneristiche e metallografiche. Intanto ci fanno i complimenti per lo spessore degli argomenti trattati. Ok, Oh, grazie. Più che altro non grazie stiamo per la pazienza. annoiando nessuno, dai. Allora, parliamo un po' della vita di questi armaioli. Ci sono racconti del fatto che una volta che diventavi un armaiolo bravo, non eri più libero, che la città ti dava la scorta perché avevi segreti sulla forgiatura e dovevano tenerli al sicuro. Chi erano queste persone? Come vivevano? Cioè, sappiamo qualcosa Allora, di intanto Maioli? diciamo che nel loro linguaggio, nella maggior parte delle città italiane, che intanto le armi si producono in poche città. Fino al 300 c'è Milano che produce tantissime armi. C'è Sì. Firenze che è un interessante centro di produzione di armature, soprattutto quelle in cuoio bollito. Ci sono dei posti come le valli del Piemonte dove si estrae il metallo. Quindi diciamo che comunque i luoghi dove si producono sono sempre molto pochi. E in questi luoghi c'è una differenza sostanziale tra chi le vende e chi le produce. Sì. L'armaiolo nelle fonti dell'epoca non è colui che le fa, ma è colui che le vende. Gli Sì. altri sono artigiani diversi, per esempio molti che fanno armature sono iscritti alla corporazione dei calderai, di quelli che fanno le pentole, caldaie, eccetera, perché la tecnica di maglio è quella, usavano lo stesso maglio, anche se poi usavano materiali diversi, eccetera. I mercanti che le vendono, tipo a Firenze, sono le famiglie come gli acciaiuoli, i Bardi, le famiglie nobili e bancarie, chiaramente hanno dei privilegi incredibili e godono anche del grosso credito internazionale presso le banche e le corti d'Europa e ricevono le commissioni. I poveretti che le fanno, soprattutto in una città come Firenze, sappiamo che a un certo punto fanno quasi uno sciopero sindacale, perché
Le corporazioni, vi dicevo, loro sono inquadrate a seconda della manualità, non tanto dell'oggetto che fanno, sono Sì. inquadrati all'interno di una corporazione. Per stare dentro una corporazione paghi la tassa alla corporazione. Quindi non è gratis stare dentro una corporazione. E le corporazioni, soprattutto quelle fiorentine, avete presente la chiesa di Or San Michele con tutte le statue bellissime di Donatello, di Verrocchio, eccetera. Quella ogni statua è stata pagata da una, era la chiesa delle corporazioni e ogni statua è stata pagata dalle corporazioni di mestiere. Quella degli armorari, dei produttori di armature e di spade, hanno pagato il San Giorgio famosissimo con lo schiacciato di Donatello. Quindi si è anche distinta per essere una delle più ricche, la corporazione degli armaioli. Però come è che diventava ricca? Il disgraziato che faceva le armature ed era iscritto alla corporazione dei calderai. Se gli voleva fare un elmo, doveva andare alla corporazione dei corazzai e quindi dover pagare anche lì. E i costi che lui sosteneva di iscrizione, a un certo punto i costi di iscrizione alle corporazioni, o peggio, le multe se producevi qualcosa e venivi beccato e non eri autorizzato a produrle, superavano i profitti. E quindi questi fanno a un certo punto una protesta, di, proprio uno sciopero, una protesta sindacale, delle sommosse, eccetera, per farsi riconoscere il fatto di dateci una corporazione, ci iscriviamo a quella e festa finita, no? E quindi poi nasce questa corporazione di corazzai e spadai, che è quella che poi commissiona Donatello, ma prima era una situazione complicatissima. Quindi chi le fa materialmente, soprattutto nelle città italiane, è l'artigiano di oggi, l'autonomo di oggi, Va affogato bene, dalle quindi affogato poteva dalle. essere che quello che un giorno faceva l'elmo, il giorno prima faceva i pentoloni, eccetera, oppure c'era l'artigiano che faceva soltanto armature, o No, si fa, addirittura più fanno specializzato quello che faceva solo l'elmo, che faceva solo schiene. allora, quello che noi sappiamo è che intanto nelle corporazioni dai corazzai si fanno solo le parti di corazza, elmi, eccetera, dai calderai fanno i petti e le cose un po' più piccole, gli spadai fanno solo le lame, ad esempio. E questo a livello di corporazione, cioè sei autorizzato a fare quello perché sei iscritto a quella corporazione. A livello di mestiere, invece, ovviamente gli spadai fanno solo le spade, i corazzai fanno solo le armature, le armi da Aspetta, fuoco, ancora non ne aspetta un parliamo. attimino, fermati che non ti si sente, sei Mi in senti ora? Mi collegamento. senti? Allora, sentirti ti sento, ok, è tornata anche l'immagine, sì, ripeti un attimo quello che stai dicendo. Dicevo, a livello di corporazione è una questione istituzionale, no? Se sei iscritto a quella corporazione lì, puoi produrre solo quella roba lì. A livello invece di Sì. mestiere è diverso. Ovviamente chi fa le corazze fa solo le corazze, chi fa le spade fa solo le spade, chi fa le armi in asta fa solo quello. Devono in genere nel 4-500, conosciamo meglio il 500 ovviamente, devono superare un esame per poter diventare maestri. E in questo esame devono Sì. dimostrare di saper produrre un'arma per intero. Quindi lo spadaio deve fare una spada dall'inizio alla fine, il corazzaio un'armatura dall'inizio alla fine. Poi però, quando diventavano maestri, aprivano la bottega, quello che noi sappiamo, cioè non conosciamo ancora eccezioni, faceva solo una cosa. Si metteva in attività con altre botteghe, quindi per fare un'armatura, soprattutto le grandi forniture per i fanti o per gli eserciti, 50 botteghe fanno solo gli elmi, 4 botteghe fanno solo le gambe, 5 botteghe fanno solo i petti e le schiene, e poi si assemblano dopo insieme. Questo anche per la velocità Va delle bene. spade, la stessa cosa. Chi fa solo la pulitura delle lame, chi la forgia, chi i fornimenti, chi le monta. Va bene. Allora, ci chiedono se esistevano corporazioni anche per chi produceva balestre, cioè dei balestrai. Sì. Quindi produceva Addirittura solo. è uscito un bel libro di recente sull'archibugeria genovese del 6 e del 700 e dimostra che tutta la storia dei produttori di armi da fuoco di Genova nasce dall'antica corporazione dei balestrieri. In Certo. pratica c'è un punto di contatto tra la balestra e l'arma da fuoco medievale, quella manesca.
l'archibugio, quando nasce l'archibugio. All'inizio, quando riescono a fare una bocca da fuoco che si può portare a mano, all'inizio il famoso cannone a mano, poi gli mettono questo affusto di legno, l'affusto di legno non sanno da dove prenderlo. L'unico modello che hanno è la balestra. E quindi viene mutuato l'affusto della balestra con la cassa, scusate, dell'arma da fuoco viene mutuata dall'affusto della balestra, tanto che le armi da fuoco più antiche non hanno il grilletto, ma hanno proprio il manettone della balestra. A Genova, ora c'è questo libro che lo dimostra ampiamente, tutta l'arte dell'archibugeria nasce per gran parte, soprattutto per l'aspetto del legno, delle armi da fuoco. Nasce dalla corporazione dei balestrieri, dove a Genova c'erano i famosi balestrieri genovesi e quindi venivano prodotte molte balestre. Quindi sì. Allora, ti faccio un'interazione con lo streaming precedente, perché quando abbiamo fatto l'appuntamento per quanto riguarda... Aspetta, no, mi senti? Sì? Ok, sì. Quando abbiamo fatto l'appuntamento per quanto riguarda gli archi, il nostro esperto di archi ci ha detto che in Italia gli archi si usavano un po' poco, si usava tanto invece la... Perché l'arco lungo non si era diffuso molto nel nostro paese, però non ci sapeva spiegare il perché. Perché in Italia eravamo così focalizzati sulle balestre e poi sulle armi da fuoco, invece l'arco non ci interessava così tanto. Allora, quello che vi hanno detto è vero, c'è solo un piccolo dubbio che abbiamo noi storici, ma è un dubbio che abbiamo tuttora, che spesso nelle fonti, anche soprattutto nelle fonti più antiche, i balestrieri e gli arcieri sono chiamati generalmente arcatoribus, arcatores. Okay. Quindi non riusciamo a volte a distinguere bene se sono arcieri, balestrieri o tra questi arcatores ci sono tutti e due, non lo sappiamo. Quindi è difficile stabilirlo. Quando iniziano a distinguersi i due termini, in effetti abbiamo una prevalenza di balestrieri. Questo ce lo spieghiamo per la natura stessa della balestra. In pratica, per sapere chi tira con l'arco o chi ci ha provato, sa quello che sto per dire, per tirare efficacemente con l'arco richiede un addestramento continuo, lungo. Per farlo bene, soprattutto ai livelli richiesti nel Medioevo, lo devi fare fin da bambino. E l'arco lungo è anche un oggetto, ovviamente, anche di una certa dimensioni, che richiede anche una certa stazza per poterlo usare efficacemente. Tendere un longbow e tenerlo in mira qualche secondo, anche ora, non è una cosa che può fare chiunque, no? Io ora che lo Sì, sai bene, non qui mi so l'avevamo ritirare. visto. Quindi richiede una prestanza fisica. Quindi è chiaro che in un posto come il Galles, dove la gente è mediamente un po' più grossa, c'è questa produzione di questi archi con i loro alberi di quercia, eccetera, degli alberi che hanno loro. Ora io non sono uno che le rifà. E con le loro stazze capisci che gli è molto economico usare l'arco. In Italia cosa succede? Succede che probabilmente, e dico probabilmente, non c'è già una tradizione di arcieri di un arco specifico italiano e quindi tutto sommato è un'arma come un'altra. Quando nasce la balestra ha un vantaggio rispetto all'arco. La balestra la può usare veramente chiunque, anche chi non la sa usare. Basta caricarla, è difficile caricarla, una volta che è caricata basta puntarla nella direzione giusta e qualcosa becchi, no? Quindi la balestra e non richiede nessuna prestanza fisica, una volta che è caricata basta saperla tenere in mano, la tiene anche un bambino. Quindi la balestra è un oggetto molto più facile da mettere in mano a persone senza un addestramento. Basta spiegargli come ricaricarlo, fargli fare un po' di esercizio, e bene o male lo usano tutti. La spiegazione che ci diamo attualmente è questa. E è corretto dire che la balestra aveva il vantaggio anche di avere una potenza maggiore dei suoi proiettili, oppure La potenza non è questo mai non è del vero rispetto proiettile. all'arco. La potenza non è mai del proiettile. La potenza nelle armi da lanciatoie è dell'arco e della corda, ovvio, no? Cioè il proiettile deve resistere all'impatto. Ora,
Questa è una cosa su cui anche scientificamente ci sono dei colleghi di diverse università che vorrebbero, mi hanno anche anticipato il tema, vorrebbero proprio fare delle sperimentazioni in questo senso, perché in teoria non è detto. Cioè, un longbow rispetto a una balestra con un arco di corno probabilmente è potente uguale, probabilmente. Poi dipende dalla resistenza anche di quest'arco di corno. Cioè, corni di bue Aspetta, corto aspetta che e ti sto carpo. perdendo. Mi ci Aspetta un attimo. sono? Ci sei? Sì, abbiamo perso forse l'immagine, però ti sento adesso. Dicevi del corno? Ecco, è chiaro che non tutti i corni anche lì sono uguali. Un corno corto, come può essere di bue, è chiaro che fa più resistenza di un corno lungo di cervo, ora dico una sciocchezza, no? E quindi l'arco di corno di bue sarà più resistente di un corno diverso. Però appunto non è detto che il longbow rispetto a un arco, a una balestra con un arco non potentissimo possa essere più debole. Questo è tutto da vedere. E dipende appunto da tipologia a tipologia, Ok. generalizzare. Per quanto riguarda invece le armi da fuoco, che abbiamo visto in questo periodo essere ormai molto diffuse, si può dire che in Italia, cioè, l'Italia era uno dei maggiori centri di produzione delle armi da fuoco, perché mi hanno sempre detto che abbiamo una fortissima, tradizione per quanto riguarda la produzione di armi da fuoco, o forse c'erano paesi specializzati di noi. E poi, innanzitutto, sappiamo che la polvere da sparo ci viene dall'Oriente, però chi ha iniziato a produrre cannoni, pistole, fucili? Qual è la storia della produzione di queste armi? Allora, intanto sì, l'Italia e la Germania e l'Austria, per dare i confini nazionali attuali, sono le nazioni con più grande tradizione di armi da fuoco e dove tuttora le armi da fuoco sono una delle produzioni industriali più importanti di queste nazioni. E anche lì, siamo sempre lì, non si Sì. producono ovunque, ma si producono in centri particolari. In Italia è Brescia il fiore all'occhiello per la produzione di armi da fuoco, lo era nel 500, lo era già nel 400, lo è tutt'oggi. Allo stesso modo abbiamo Innsbruck, che è un altro centro di grande produzione di armi da fuoco nel 300, 400, fino ai giorni nostri. Quindi sì, l'Italia è uno dei principali Sì. centri. Diciamo che però il suo sviluppo maggiore ce l'ha tra il 5 e il 600, non tanto nel Medioevo. Qui però in Italia ci sono gli specialisti. Va Venendo bene. alla polvere nera, sì, sappiamo che in Cina esiste da tanto tempo, non siamo così sicuri, o meglio, c'è dibattito che l'invenzione cinese sia quella che è arrivata qui. Perché sappiamo, ad esempio, che Ruggero Bacone, per un errore, riesce a isolare il composto della polvere da sparo, gli esplode il laboratorio, si salva miracolosamente. Ne intuisce le capacità, però poi intuisce anche in una lettera, dice che potrebbe essere utile anche in guerra, ma non sa ancora bene come usarla. Quindi il grosso dubbio che abbiamo è se l'invenzione nostra è un'invenzione autonoma, come capita spesso nelle invenzioni, o è proprio un'importazione. Questo c'è un grosso dubbio. Sta di fatto che l'utilizzo europeo delle armi da fuoco, quindi della polvere nera, è molto diverso da quello asiatico. Questo è molto diverso, sì. Sì. Allora, veniamo ad altre domande che ci sono giunte. Beh, allora ci chiedono innanzitutto le donne guerriere. Beh, questa domanda trasla un pochino dal periodo storico. Se esistevano popoli che avevano donne guerriere, oppure la guerra è sempre stata una prerogativa maschile. Qui Allora, ve lo probabilmente dicevo stavano prima, però. pensando ai vichinghi, alle loro shield maiden. No, Qual è vi stata la dico. componente femminile alla guerra, poi anche in questo periodo? Allora, guardate, in guerra le donne ci sono sempre state. Esistono anche armature cinquecentesca da donna, quindi le donne in guerra ci sono sempre state. Chiaro che le popolazioni germaniche, lo dicevamo prima, soprattutto nel tardo antico, anche per la natura
nomade o seminomade, hanno tutta una componente femminile che non è nemmeno tanto guerresca come le She Maiden, ma che va in guerra quando ce n'è la necessità, esattamente come gli uomini, i vecchi e i ragazzi. E questo peraltro anche nel mondo musulmano sì, all'epoca, perché alla battaglia di Yarmouk del 636 i bizantini, pensando di prendere in contropiede l'esercito musulmano, gli attaccano il campo, pensando, sapendo che tutti gli uomini sono al campo di battaglia, gli attaccano l'accampamento, le donne musulmane arabe difendono l'accampamento e mandano indietro e ricacciano la famosa cavalleria bizantina. Quindi le donne in guerra sono una realtà, lo sono sempre stata. Abbiamo molte sante protettrici di città italiane che il personaggio storico sono due ragazze che hanno difeso la propria città negli assedi. Negli assedi le vediamo anche nelle miniature, spesso combattere sugli spalti delle mura. È nell'interesse delle donne difendere la propria città, perché quando arrivano l'esercito nemico dentro città va a cercare prima di tutto le donne. Quindi le donne sono sempre sugli spalti delle mura e abbiamo proprio cronache, racconti, anche oculari, che difendono anche strenuamente, anche una volta ferite, continuano a combattere, eccetera, eccetera. Però, diciamo, non erano una componente grossa dell'esercito, cioè sono, diciamo, non c'è l'inquadramento isolate, non penso che magari un esercito... Le donne non hanno l'obbligo di servire all'esercito. Non hanno l'obbligo di servire all'esercito. Però sono riconosciute, possono partecipare all'esercito anche come comandanti. Christine de Pizan, proprio anche lei alla fine del 300, scrive un trattato, è un'autrice francese di genitori italiani che vive alla corte di Francia, e scrive un trattato sulla guerra, tutto al femminile, indirizzato a tutte le mogli di quei signori che si devono trovare a difendere il feudo di famiglia quando il marito è fuori o in guerra. Quindi spiega a queste signore come mettere in moto la macchina bellica per la difesa del proprio feudo quando il marito non c'è. Parliamo un attimino anche di quelle che erano le consuetudini della guerra. C'erano dei periodi in cui si facevano le battaglie, degli altri in cui non si facevano? Oppure si combatteva tutto l'anno? No. Tendenzialmente no. È chiaro che d'inverno c'è meno attività militare, perché è più difficile poi trovare le provviste, perché gli uomini hanno freddo, gli accampamenti rischiano il congelamento, no? Cioè noi con il nostro vestiario non ce ne rendiamo conto, ma fare una lunga campagna militare d'inverno in ancien regime, mica solo nel Medioevo, avevi discreti anche in epoca napoleonica, ancora avevi discreti morti o comunque tanti malati per congelamento, eccetera. Quindi non si evitava per una questione di comodità, semplicemente. D'inverno, oltretutto, noi questo non ce l'abbiamo, le strade non esistevano. Ogni esercito è preceduto da degli specialisti che ripuliscono le strade e le rendono praticabili al passaggio del grosso dell'esercito. D'inverno, con i valichi otturati, ostruiti dalla neve, eccetera, non era particolarmente agibile. Però nel momento in cui c'è necessità, e ci sono un sacco di esempi, di muovere guerra d'inverno, se c'è necessità si fa, così come gli attacchi di notte. È lo stesso discorso con i mezzi dell'epoca. Esatto, la domanda era questa. Con i mezzi dell'epoca è sconsigliabile, però se lo devi fare si fanno, conosciamo casi, sono generalmente raid o appunto occupazioni di posti chiave per poi far entrare alle luci del giorno il grosso dell'esercito, eccetera. Però ripeto, è sconsigliabile da un punto di vista pratico, non è che c'è una regola che dice no, non si fa. Una persona intelligente lo è, certo. È obbligata a farlo, lo fa. Sì, allora c'è questa famosa leggenda che Giovanni dalle bande nere si chiamava così perché dipingeva le armature di nero per fare le incursioni notturne. È vero o non è vero? Ho lavorato tanto, è un amico, è stato anche mio direttore, un collega strepitoso, che è il principale biografo di quello che lui vuole chiamare Giovanni de' Medici, perché in vita non l'ha mai chiamato nessuno Giovanni dalle bande nere.
È una leggenda storiografica che è nata già alla sua morte. Sappiamo, sapete, è vissuto poco, è morto molto giovane, eccetera. Quindi è una leggenda che si è creata su di lui subito dopo. Oggettivamente la sua armatura funebre conservata allo Stibert è scurita di nero. È scurita di nero. E probabilmente ci sono due teorie di due studiosi molto importanti. Uno dice che era un'armatura che gli hanno messo così per fargli il funerale. Un altro dice no, era la sua armatura del giorno in cui è morto. Io propendo alla teoria del secondo studioso, perché lui in effetti era uno che sappiamo, il suo biografo, suo nipote, parla di raid notturni, soprattutto in questa seconda fase della guerra. Lui prima è alleato degli imperiali e poi combatte contro gli imperiali quando muore, conosce molto bene i comandanti imperiali e il suo compito, il suo comandante in capo gli dà il compito di non dare fiato agli imperiali in marcia. Quindi lui notte e giorno organizza gli stalli calcagna con la sua cavalleria leggera, perché lui in questo caso si può già dire quest'epoca. Anzi, il suo biografo dice che in qualche modo la rifonda lui la cavalleria leggera, e con quella sua cavalleria leggera, in effetti, fa la spina nel fianco all'esercito che sta andando, sappiamo, verso poi i tragici eventi di Roma, e quindi fa questo. C'è chi ha avanzato quest'ipotesi qui, che la sua armatura sia nera perché le faceva scurire, eccetera. Non troviamo tracce documentarie che ce lo confermino, meno, se non appunto i racconti dopo la sua morte, ma di amici suoi, di gente che comunque gli sta facendo un lavoro encomiastico, cioè lo sta esaltando. Allora, chi fa il rievocatore come me sa che portare l'armatura è un po' una fatica. Poi, se devi fare il torneo e stare tornata con l'armatura, lo fai. Però, al tempo, quando si doveva andare in guerra, uno da quando partiva dalla città per andare a fare la guerra, teneva tutto il tempo l'armatura, ci dormiva anche assieme di notte, oppure quando si sapeva che c'era la battaglia, si metteva l'armatura e se la teneva per il periodo giusto. Si accordavano, sapevano che in un tal dettaglio si sarebbero incontrati per combattere, allora si mettevano in quel momento. Come funzionava? Lì, il linguaggio della rievocazione è diverso dal linguaggio della storia di mestiere, che è diverso ancora dal linguaggio che usavano loro all'epoca. Mettere l'armatura per loro voleva dire un sacco di cose. Ad esempio, il figlio di Giovanni dalle Bande Nere, siamo nel 500, Cosimo I, c'è una bellissima lettera di sua moglie. Lui è stato educato per diventare un soldato, poi per tutta una serie di veramente casualità diventa duca di Firenze e poi granduca. Sposa Eleonora di Toledo, la figlia del viceré spagnolo di Napoli, e lui va spesso a caccia. E sua moglie scrive una lettera al guardiacaccia che è divertentissima perché sono le lettere di tutte le mogli. Scrive al guardacaccia: mandate qualcuno a prendere le manopole e le maniche di maglia di ferro di mio marito, perché quello sbadato stamattina se le è dimenticate sul comodino. Ieri sera, Ti sto perdendo, Marco. Ti sto perdendo. Fino al fatto che l'avevo ora scordato sul comodino ci sono, però adesso non ti seguo più. Ora sì. quindi dicevo, evidentemente lui queste maniche le portava sempre, chissà per quale motivo, no? Però portava solo le maniche, quindi era in armatura, sì, era in armatura, ma aveva solo le maniche. In altri casi sappiamo che tenevano solo il ginocchiello, in altri casi col vestito che c'è sotto l'armatura tengono solo la gorgiera, tengono solo un elmo, ad esempio in genere una celata all'italiana che lascia bene il viso aperto, quindi respiri, eccetera. Quindi mettere l'armatura vuol dire mettere anche solo una parte di armatura, banalmente. In altri casi vediamo Federico da Montefeltro che si fa ritrarre anche mentre legge in armatura. Se guardiamo però il suo studiolo, le tarsie del suo studiolo, dove sono rappresentati i suoi armadi e cosa c'era dentro gli armadi, vediamo che i pezzi delle sue armature sono in mezzo a libri e in mezzo a strumenti musicali. Quindi probabilmente nel suo quotidiano, sì, la teneva vicino, probabilmente qualche pezzo di armatura, magari in certi momenti della giornata,
magari per ricevere qualcuno di importante, la metteva, però non la metteva tutti i giorni, ma la teneva comunque nel suo studio. Quindi dove aveva tutte le cose a cui sì. teneva di più e che voleva pronto uso. Quindi probabilmente la situazione di portare l'armatura non si porta tutta e comunque anche quando non si porta è a portata di mano. Va bene. Ma ad esempio, i rari casi di incursioni notturne, magari i soldati non penso che dormissero con le protezioni addosso, quindi se tu arrivavi tutto pronto per la battaglia li massacravi oppure c'erano quelli che avevano la paranoia e dormivano vestiti di ferro? Noi sappiamo che quando entravano di notte e le ronde sugli spalti non li beccavano, facevano dei massacri. Infatti, va bene. Ok, senti, abbiamo trattato tante cose, ma ce ne sarebbero altre da trattare. Io fondamentalmente speravo di riuscire a trattare anche dei tornei per i quali c'è tutto un mondo di cose a parte. Non è una cosa programmata, te la propongo adesso. Ti va se poi facciamo un altro incontro dove magari parliamo dei tornei? Ma guardate, guarda te e tutti gli amici che ci stanno sentendo, se non vi siete annoiati, io molto volentieri ne facciamo anche altre due. Ora, se non mi linciate, io più che volentieri, lo sai, sempre disponibile a parlare di queste cose. No, perché purtroppo, come ti dicevo, fra poco devo andare al lavoro, quindi limitato. Certo. Se a te va, allora ci diamo poi un altro appuntamento dove parleremo soprattutto magari dei tornei e così le persone che ci hanno seguito possono avere il tempo di farsi delle domande e essere pronte a chiederci delle cose al prossimo appuntamento. Ti va? A me molto volentieri, se va a voi felicissimo. Va bene. Allora ragazzi, siamo in fase di chiusura. Ti chiederei, ci sono dei libri che abbiano un approccio diciamo fruibile anche per chi non è del mestiere, che possono farci capire un po' qual era il mondo di queste persone? Sì? Ne ho uscito uno, faccio un po' di pubblicità perché è uscito recentemente, probabilmente molti di voi già lo conoscono, non so se lo vedete, di Aldo Settia. Esatto. Che Battaglie medievali, sì, Aldo Settia, sì. Aldo Settia che è il maestro di tutti noi storici militari medievali, è un professore universitario in pensione, ancora molto attivo, è veramente quello che poi assieme a Franco Cardini, ma lui se ne è occupato per più anni, che hanno portato in Italia la storia militare medievale. E questo è il suo ultimo libro, sì. Diviso a capitoli dove tratta un sacco di argomenti, ovviamente razionati, ha un taglio molto anche divulgativo, ci sono le note al fondo con tutte le fonti, anche molto serie, eccetera. Bene. Ci sono dei paragrafi di capitoli un po' più specialistici, eccetera. Però è un bel libro che si può leggere anche come narrazione. Suoi ce ne sono altri, io in questo momento mi sento di consigliare questo perché è uscito pochi mesi fa, è proprio nuovissimo, è del 2020, mi pare uscito a settembre. Va bene, poi di persone che fanno come parte consistente della loro attività, mestiere di divulgatore, che quindi parlano al pubblico per divulgare informazioni sul periodo storico, ce ne sono. Ci sai consigliare qualcuno che reputi essere competente e che bene? Vi consiglio sempre, per un divulgatore, di seguire Alessandro Barbero, perché Alessandro Barbero non è solo un divulgatore, è prima di tutto uno storico. E di quelli anche molto complicati, dicevi all'inizio, certi libri di storia non è che sono impossibili da leggere, è un po' lo storico, un lavoro, un po' come fare l'idraulico. Se io vedo le tubature di un edificio non so da che parte iniziare, no? Perché io non ho quel mestiere lì. Quindi si tratta solo di una mediazione professionale, sostanzialmente. Sandro Barbero è uno di quei professionisti che sa fare storia bene, ma la sa anche raccontare bene. Quindi non dice mai sciocchezze, parte sempre da fonti, da studi molto rigorosi, però li sa raccontare a tutti. Ma poi il bello è che si vede quando parla che si sta divertendo da matti, sì. C'ha proprio sempre sto sorrisone. È un altro come me, come molti di noi, che il nostro lavoro è anche la nostra passione. Insomma. Bene, bene. E invece un film
Ci sono tanti film che hanno dentro castronerie che fanno divertire il grande pubblico. C'è qualcosa durante la tua vita che dici no, questo è un bel film e fa vedere anche delle cose corrette e godibili? Allora, io in realtà abbiamo lavorato con la Società Italiana di Storia Militare qualche anno fa con un volume molto grosso che trovate anche scaricabile gratuitamente online, che si chiama War sì. Film, e parla dei film nella guerra. Io mi ero occupato brevemente dei film sulla guerra medievale. In realtà i tre film più belli sulla guerra medievale, uno non è ambientato nel Medioevo, ed è I Visitatori con Jean Reno. Non so se avete presente. Ah, sì. Di quel cavaliere medievale che arriva negli anni Ottanta. Perché dico che è uno dei più belli? Perché in Francia, e se non l'avete letto, leggetelo, era di moda un libro di uno storico molto bravo, molto famoso, Georges Duby, che però sapeva scrivere anche in modo romanzato. I suoi saggi sono anche dei bei romanzi, sono saggi serissimi, ma si leggono anche come un romanzo. E aveva scritto, sì, ricostruito la storia di Guglielmo il Maresciallo, che era un cavaliere famoso. Il personaggio del film... Esatto. E Georges Duby, con altri medievisti, addirittura in Francia, negli anni in cui esce I Visitatori, sono anche delle star radiofoniche che raccontano queste storie anche alla radio, no? Il film nasce proprio da questo momento pop che ha la medievistica in Francia, radio, TV parlano solo di Medioevo, e si immaginano, in poche parole, Guglielmo il Maresciallo se tornasse ai giorni nostri. E le reazioni che ha Jean Reno sono quelle esattamente che avrebbe un cavaliere del XII secolo. Quindi, per noi storici, sì, fa ancora più ridere quel film. Sì. E gli altri due film, sempre comici. Grazie per aver scritto nei commenti il libro, così rimane anche scritto. Vi ringrazio, sì, vai avanti. Dicevo, gli altri due film interessanti sono sempre comici, che però raccontano un medioevo, sì, antologico, quindi non dovete cercare una cronologia, e sono i film di Monicelli, Brancaleone e Brancaleone alle Crociate. Perché lì dentro, in realtà, il linguaggio che loro usano, che fa ridere, i due autori, che erano Agi Scarpelli, erano due intellettuali molto famosi, conoscevano bene la filologia anche medievale, e si ispirano davvero ai primi volgari italiani, come Jacopo Nedatodio, i siciliani, eccetera. Lo rimischiano un po' per far ridere. Però tutte le situazioni che voi vedete sono quelle che Vito Fumagalli aveva raccolto nella sua raccolta di saggi chiamati I paesaggi della paura. Cosa sentite sempre in Brancaleone? La paura, la fame, il puzzo, la malattia, la povertà. Sono sempre dietro a queste cose e patiscono queste cose. Quindi quello che vedete, al di là del divertimento di quei film, è davvero poi il clima che respirava. Non c'era il millennialismo che ci immaginiamo, no? L'anno 1000 muore tu, finisce il mondo. Non è che ci credevano nemmeno loro, come per il 2000, ma al fatto di avere freddo, fame, non sapere come tirare il pane da cena, le malattie. Vedete, noi viviamo in una pandemia oggi, loro ci avevano epidemie un giorno sì, un giorno no. Quindi la vita difficile che facevano, Monicelli nei due Brancaleone la descrive bene. Sono due film comici, però lì la mentalità è interessante. Allora, mi sta finendo il tempo, ancora un paio di cose, però ti chiedo poi di stringere. Poi intanto consiglio ai nostri spettatori di andare a vedere un pochino chi fosse William Marshall, Guglielmo Maresciallo, perché io sono andato a vedere brevemente la sua vita, era proprio un uomo ammirevole e un uomo d'onore, era stato anche un templare. In punto di morte. Molti cavalieri giuravano diventare templari in punto di morte, e lui lo fa in punto di morte. Vabbè, comodo. Comunque, vedetevi la sua storia. Perché gli dava i soldi, gli lasciava l'eredità. Sì, sì. E allora, so che tu hai lanciato un progetto che è quello che permette di visitare il Museo del Castello di Brescia online. Quindi facciamo anche un po' di pubblicità a te. Di che cosa si tratta brevemente, dove si può andare a vedere? È un format che la Fondazione Brescia Musei, che, dove lavoro, che gestisce i musei civici di Brescia, ha lanciato soprattutto in questo periodo di chiusura dei musei, ed è un format in cui i conservatori, quindi io per il Museo delle Armi e le mie colleghe per gli altri musei,
fanno fare una passeggiata all'interno delle sale del museo con le vetrine aperte, quindi nel caso delle armi possiamo anche mostrare gli oggetti, far vedere come funzionano, eccetera. Lo facciamo una visita che è poi sostanzialmente la visione del conservatore, in questo caso mia, del Museo delle Armi e quindi degli oggetti che conserva. Intanto, se mi permetti, indico il link che mi avevi mandato tu, dove c'è uno di questi filmati, così le persone possono dargli un'occhiata. Sulla pagina Facebook e Instagram della Fondazione Brescia Musei, lì trovate anche quelli poi degli altri musei, che in alcuni casi sono anche teatralizzati, cioè c'è un attore che interpreta poi un protagonista storico. E quelli che faccio al Museo delle Armi sono appunto la spiegazione di come abbiamo riallestito il museo, che è stato riallestito 2 anni fa, incrementando con oggetti. I due filmati che trovate ora sono specifici, uno sull'Alto Medioevo e l'altro sul Basso Medioevo e il 400. Va bene. E poi, che cos'è l'Accademia di San Marciano che ci ha pubblicizzato anche il nostro intervento di questa sera, brevemente, di che cosa si occupa? È un'associazione di appassionati, studiosi, cultori, collezionisti, anche e soprattutto di armi antiche di qualunque epoca. L'Accademia di San Marciano pubblica annualmente un bollettino che è Armi Antiche. Vi faccio vedere l'ultimo numero, che è una raccolta di saggi, in genere piuttosto spessa, esce un numero all'anno, con in genere una decina di articoli che parlano di armi, quindi armi però di qualunque epoca. In questo numero qui, ad esempio sul Medioevo, abbiamo un articolo interessante di Simone Picchianti proprio il mestiere dello spadaio a Firenze, chi erano gli spadai di Firenze, come lavoravano, eccetera, eccetera, eccetera. Interessante, interessante, interessante. Dai, allora io ti devo salutare, se no Andiamo rischio anche di andare tardi al sulla lavoro pagina e Facebook. se non sento la puzza dei pomodori sulla schiena tutte le sere non sono contento. Scusa Michael, pubblico anche la pagina Facebook dell'Accademia di San Marciano, dove ogni giorno Sì. vengono caricati dei post di interesse sulla storia delle armi. Sì, bene, hai fatto benissimo. Io ti ringrazio, ti auguro buona serata, ti do appuntamento alla prossima volta, poi concorderemo insieme cosa sarà. Intanto lancio quelli che potrebbero essere gli argomenti delle prossime streaming. Abbiamo detto con Marco riguardo ai tornei, poi ci infileremo dentro anche altri argomenti. Sto attualmente progettando di fare sempre un'intervista per quanto riguarda la moda e il vestiario nel 1400 con Sara Trespiti, che molti conoscono in rievocazione come Sambi, che ha collaborato anche lei con musei e recentemente con altre due autrici ha scritto un libro sull'argomento e ce ne sarà uno anche per quanto riguarda le passamanerie e le decorazioni degli abiti e la tecnica per tesserli, perché abbiamo qui, anche qui un'esperta che tra l'altro ha collaborato a realizzare dei modelli di telai per alcuni musei. Quindi questi sono un po' gli argomenti anche dei prossimi streaming. Intanto ti saluto, ringrazio chi è stato spettatore e per le domande e vi invito poi a seguirci per i nostri prossimi progetti, a seguire anche il lavoro di Marco, andarlo anche a trovare al Castello di Brescia. Tra l'altro Marco fa spesso delle conferenze che sono estremamente divertenti e interessanti. Ne avevo seguita una su quelli che facevano le armi da fuoco a Brescia, che c'era tutti quei villaggi pieni di briganti dove anche le donne avevano 3 pistole nascoste perché andavano in giro armate e si sparavano tutta la giornata. È stata davvero Il Far esilarante, davvero. West. Esatto. Poi tu hai detto tante cose bellissime, a me poi è rimasto in testa quello. Va bene. Un salutone, arrivederci e alla prossima. Saluto, Grazie Marco. grazie a tutti, grazie Michael. Ciao. Ok.